Rientriamo in studio e parliamo del centro sociale e ricreativo Timossi di Borgo Taro. Lunedì 26 ci sarà una importante riunione, quella dei soci, è la riunione annuale. Sentiamo nel servizio di Mauro Del Grosso la voce del presidente Giorgio Pizzigoni. Siamo con Giorgio Pizzigoni, che è il presidente del centro sociale e ricreativo Timossi. Perché? Perché il 26 marzo cosa succede? Il 26 marzo c'è l'assemblea annuale dei soci, quindi di tutti gli iscritti. Io li invito da ora a partecipare e ti ringrazio per avermi dato questa occasione, che sempre a proposito di comunicazione sta bene anche la comunicazione tramite il mezzo televisivo. Verrà presentato lo stato di salute del centro sociale borgotarese. Com'è lo stato di salute? Ottimo, discuteremo il bilancio consuntivo 2011 e il preventivo 2012, comunque sempre attivo e frequentato da moltissime soci. Senti, come vi siete trovati nella nuova sede con questo cambio di sede che non era per nulla scontato il successo? È molto adatto per le persone anziane in quanto è facilmente raggiungibile sia da normali pedoni e anche da persone che sono disabili, e c'è purtroppo il problema della capienza, perché siete troppi? Troppi, esatto. Quanti siete complessivamente? Iscritti 250 per il momento, frequentanti finché ce ne stanno, 30, 40, non so. Appuntamento quindi lunedì 26 marzo alle ore 16 presso la sede sociale del centro ricreativo Timossi per l'assemblea annuale per discutere di questi temi. Il sindaco di Albareto Ferrando Botti informa gli interessati che ha aperto fino al 31 di questo mese il bando per l'erogazione dei contributi per l'abbattimento delle utenze e dei servizi scolastici per le famiglie con numero di figli pari o superiore a 4 e nuclei monogenitoriali per l'anno 2010-2011. Il reddito deve essere pari o inferiore a 25.000 euro per il nucleo con 4 o più figli a carico, reddito pari o inferiore invece ai 5.000 euro per il nucleo monogenitoriale. Per informazioni e per il modulo della domanda dovete rivolgervi al Comune di Albareto Ufficio Assistenza, tutti i giorni lavorativi dalle 8 alle 13, oppure chiamate anche allo 0525 999 231. E ora siamo alla pagina sportiva, oggi decisamente lunga e corposa. Iniziamo dal calcio, dove ieri si sono disputate alcune partite di recupero assai importanti. Si sono giocati ieri alcuni importanti recuperi. Iniziamo dalla prima categoria, dove il Bedogne è andato sul campo del Soragna, dal quale è tornato con un prezioso punto dopo l'incontro terminato in parità 1-1. Primo tempo non certo brillante per la squadra della Valtaro, che però ha saputo recuperare nella ripresa quando è riuscita a cambiare letteralmente faccia all'incontro. Merito sicuramente di Emanuelli, che a 43 anni suonati continua ad essere un punto di riferimento per l'intera squadra. La squadra, dopo l'esonero di Castiani, sembra aver ritrovato quello spirito di gruppo in grado di farlo uscire dalla zona retrocessione. Ha portato a casa infatti 4 punti in soli 2 incontri. Termina con un pareggio 1-1 anche l'incontro in seconda categoria tra Bardi e Audace. Un pareggio che ci sta tutto, anche perché le squadre si sono divise equamente in quanto a prestazioni un tempo ciascuno, anche se all'Audace non è stato concesso un rigore. La prestazione della squadra della Valceno è apparsa un po' sottotono, malgrado resti a tutt'oggi una delle più titolate a vincere il campionato di seconda categoria, mentre l'Audace sta lottando per non retrocedere. Va detto che il Bardi è costretto durante la settimana a giocare i recuperi nel pomeriggio, poiché il campo è sprovvisto di illuminazione. È probabile dunque che per ragioni di lavoro vi siano state parecchie defezioni da entrambe le parti. Il risultato potrebbe essere stato falsato da questa situazione. Gioca un ottimo incontro il Compiano, che finalmente riesce ad esprimere tutto il suo potenziale, nonostante le condizioni fisiche non al top della sua punta di diamante Mori. Un gol per lui a fine gara con una punizione dai 30 metri che ha letteralmente piegato le mani al portiere ospite. Un Compiano che ha imbrigliato gli avversari, impedendo loro di tirare anche una sola volta in porta. Pressing alto e a tutto campo. Bene Cristian Mariani, autore del primo gol, che ha offerto una grande prestazione, influenzando in modo positivo tutto il lavoro della squadra.
All'andata il Compiano aveva subito un pesante 4-0 dallo Skanderberg, che si giova della presenza di giocatori di categorie superiori ma che spesso non riesce ad allenarsi. Se il Compiano saprà continuare a giocare come ieri sera, la salvezza è certa. Intanto domenica c'è l'atteso derby col Burgo Taro, che all'andata si era concluso sul punteggio di 0-0. Segnaliamo inoltre il recupero della partita di seconda categoria tra Calestanese e Bardi sul campo del Calestano mercoledì 21 marzo alle 20:30 e in terza quella tra Valgotra e Vico Fertile, che si disputerà sul campo comunale di Isola di Compiano sempre il 21 marzo, sempre alle 20:30. E passiamo al Santa Maria San Salvatore. La squadra turno locogornina conquista tre importanti punti nella trasferta contro Camogli. Le due formazioni non hanno offerto ai loro tifosi nella prima frazione di gioco molte emozioni e il primo tempo si è concluso sul punteggio di 0-0. Le azioni più importanti del match si sono svolte verso la fine della partita. La squadra bianco-azzurra ha segnato il gol del vantaggio all'83esimo con Dasso. Il Camogli ha reagito e ha colpito pochi minuti dopo la traversa. La partita si è conclusa sul punteggio di 1-0 per il Santa Maria San Salvatore. A 5 giornate dal termine del campionato, la squadra bianco-azzurra, grazie agli ultimi risultati, si è allontanata dalla zona pericolosa, ma deve restare concentrata sino alla fine. I biancazzurri affronteranno domenica al comunale di Cogorno il Borgo Ratti Meeting Club, un'altra diretta avversaria nella corsa alla salvezza. Ieri pomeriggio alle 19 in campo anche la Roby Profumi in quel di Padova. Purtroppo la Roby è uscita a testa alta ma ancora sconfitta da un'avversaria davvero temibile come il San Martino di Lupari. Non riesce l'impresa alla Roby Profumi, che dopo 40 minuti assolutamente equilibrati esce sconfitta dalla trasferta di San Martino di Lupari per 45-50. Una gara disputata con la determinazione e la grinta giusta e che ha visto le ragazze borgotaresi condurre sino al 39esimo. Peccato, perché una vittoria avrebbe permesso alle ragazze di Del Nevo di agganciare a quota 10 il Collegno. L'aspetto positivo di questa trasferta sta nella prestazione che ha visto le borgotaresi imporre la propria pallacanestro alla terza forza del campionato. Da qui occorre ripartire per affrontare già sabato Cervia, formazione ora quota 16 punti in classifica, ma che come la Roby lotterà per evitare i play-out salvezza. La gara contro San Martino comincia subito con le locali che provano l'allungo e al terzo il tabellone segna 7-2 per le padovane. È Fritz con una conclusione da 3 a svegliare la truppa borgotarese, che al settimo si porta a meno 2 dal giallo-nero di Lodde. È ancora il fila ad allungare sul 15-9, costringendo il coach degli esposti a chiamare time out. Al rientro in campo sono Marchini ed Ambros con un parziale di 4-0 a riportare sotto le borgotaresi. La conclusione di Cattapanda, 3 punti, manda le due formazioni al primo riposo tecnico con le venete avanti di 4 lunghezze. Il break iniziato dalla guardia del fila prosegue con altri 4 punti, tutti dalla lunetta, che porta San Martino sul 21-13 del secondo minuto. La Roby fatica a contenere le padovane, che al quarto toccano il massimo vantaggio della gara sul più 9. Il coach degli esposti cambia difese e la zona inizia a portare i frutti sperati. Le bianco-blu con Catellani e Fritz si riportano sotto e il canestro di Martini all'ottavo porta la Roby a meno 2 dalle padrone di casa. E ancora Cattapan con una tripla a stoppare il parziale di 12-0 delle borgotaresi, mandando le due formazioni al riposo dopo i primi 2 quarti sul punteggio di 31-27. La Roby riprende il terzo quarto sulla falsa riga della fine del secondo. Nel giro di 2 minuti arriva il primo vantaggio bianco-blu sul 33-31 grazie ad un altro break di 6-0. San Martino si aggrappa ai rimbalzi offensivi per interrompere il parziale delle nostre e grazie a 4 punti a fila di Ferri rimane a contatto con le borgotaresi. Alla terza sirena di fine periodo la Roby ci arriva con 4 lunghezze di vantaggio e con il rammarico di aver sbagliato 7 conclusioni dalla linea del tiro libero. L'ultima frazione vede subito Cavagni realizzare per il massimo vantaggio borgotarese sul più 6. La fatica inizia a farsi sentire, le azioni di attacco delle nostre, sin ad allora molto fluide e precise, iniziano a difettare. San Martino sbaglia molto in attacco, ma piano piano recupera e grazie ai rimbalzi offensivi alla fine saranno 18 quelli delle locali contro i soli 6 della Roby Profumi, che subisce fallo e va spesso in lunetta. Il parziale di 7-0 per le padovane viene chiuso al settimo minuto dal canestro di Martini, che riporta avanti le nostre sul 44-43. Per altri 2 minuti le squadre non segnano. Ci pensa Cattapan
Fan con una conclusione da 3 punti al nono a rimettere il fila davanti sul 46-44. La Roby però può attaccare quando mancano 27 secondi al termine. Marchini sulla penetrazione arriva a canestro e appoggia il sottomano che, complice un fallo non ravvisato dalla coppia arbitrale, si spegne sul ferro del canestro padovano. Il rimbalzo finisce nelle mani di Pegoraro, che viene immediatamente fermata con un fallo delle nostre. Dalla lunetta il play del fila realizza un solo tiro libero. Le borgotalesi con Martini attaccano per il potenziale pareggio. San Martino saggiamente commette fallo mandando in lunetta l'ala bianco-blu. Martini realizza un solo tiro libero e San Martino con Cattapan cattura il rimbalzo. Ancora un fallo della Roby che viene parzialmente sfruttato con un solo punto dalla guardia di San Martino. A 8 secondi dal termine arriva il time out della Roby. Sulla rimessa in gioco le borgotalesi non trovano il bersaglio e Pegoraro recupera il pallone della vittoria. Inutile l'unico fallo delle nostre, che trovano Pegoraro pronto a realizzare entrambi i tiri liberi per il definitivo 50-45. Siamo alle previsioni meteo per domani, venerdì 16 marzo. Il cielo sarà in prevalenza sereno per tutta la giornata, con possibilità di foschie o locali banchi di nebbia al primo mattino. Le temperature saranno stazionarie sia le minime che le massime. Le minime si alterneranno tra i 2 e i 7 gradi, le massime tra i 15 e i 17, mentre i venti saranno deboli. Vi lascio ricordandovi la programmazione serale di RTA. Subito dopo il nostro telegiornale, intorno alle 20.45, la rubrica Obiettivo Motori. Segue poi alle 21.30 il programma Video Station, al termine del quale andrà in onda il nostro TG. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata. Domani.